Buon pomeriggio a tutti, grazie per questo invito. E la relazione che ho preparato per oggi si discosta, anche se come vedrete presenta molti elementi di continuità o quantomeno di dialogo con quanto presentato dal collega Pin poco fa. Quello che vi chiedo ora, dopo essere stati in contatto con un lavoro di grande respiro, di forte impatto meta-analitico e di grande integrazione tra differenti approcci alle psicoterapie, invece un po' come di restringere la vostra coscienza e di entrare più nel laboratorio di un gruppo di ricercatori in ambito accademico e in ambito clinico, che in parte anche potendo contare su minori risorse dal punto di vista del budget per la ricerca, hanno cercato di fare un lavoro che io ho cercato di riassumere in questo titolo, cioè creare un vero, diciamo, una vera relazione di interdipendenza tra la dimensione della ricerca e in particolare la ricerca di cui oggi darò su cui oggi darò informazioni, è una ricerca che riguarda l'assessment diagnostico, che è estremamente importante per anche definire il campo su cui poi si procede, per esempio nella valutazione dell'efficacia delle psicoterapie. Quindi la ricerca sull'assessment diagnostico e sull'intervento clinico e la formazione clinica stessa. È ovvio che il rapporto tra, diciamo, l'impresa clinica da cui veniamo, che è tradotta anche narrativamente in casi clinici, e l'approccio invece più legato all'assessment, all'operazionalizzazione dei costrutti, all'applicazione di sofisticate metodologie statistiche e di strumenti, ha portato con sé un conflitto che ci ha in qualche modo obbligato a rinunciare a qualche cosa, ma che ci ha anche portato a guadagnare qualche cosa. Vedremo anche nelle prossime slide che questo, diciamo, la radicalizzazione di questo conflitto tra dimensione clinica e dimensione di ricerca non è del tutto sanata, anche se sicuramente è avviata a un dialogo importante che lascia fuori soltanto, diciamo così, outliers un po' estremistici di un riduzionismo empirico e di una, diciamo così, come dire, di un approccio alla clinica molto idiosincratico e spesso gergale. Quello che invece io voglio dire in questo intervento è che noi non dobbiamo scegliere appunto tra queste due dimensioni, un empirismo che non ha più realismo clinico e un passato preempirico dove ciò che noi ascoltiamo sono i ricordi di un clinico che ha fatto una seduta, un trattamento, ma non abbiamo né il testo né gli strumenti di misurazione della mappa dell'intervento psicoterapeutico. E quindi ci auguriamo in realtà un matrimonio tra la complessità della clinica e il rigore della ricerca. Su questo punto si è espresso con un'espressione che a me è molto piaciuta Peter Fonaghi, che dice: "Psychoanalysis and research grasping the nettle." Per certi aspetti potremmo tradurre proprio che è un'esperienza anche urticante questa di raccogliere le ortiche a mani nude, rende l'idea bene dei possibili effetti di questo dibattito, però è anche, diciamo così, un passaggio allergico a cui siamo costretti ad affrontare. Recentemente ne abbiamo avuto dimostrazione, e perdono di non aver fatto una premessa necessaria che invece adesso vado a fare: il tipo di ricerca e il tipo di clinica a cui io mi riferisco è una ricerca di derivazione dinamica e anche psicoanalitica in alcuni casi specifici, anche se naturalmente
Oggi non è possibile parlare di ricerca nell'ambito delle psicoterapie senza un continuo confronto integrativo o modellistico nelle sue differenze tra l'approccio, per esempio, cognitivo-comportamentale, gli approcci integrati o appunto l'approccio dinamico. Dicevo che recentemente un conflitto c'è stato tra il gruppo di Irving Hoffman e analisti di stampo più diciamo decostruzionista, che hanno comunque considerato gli approcci diagnostici recenti, per esempio il PDM e anche la ricerca in generale sull'assessment e sulla, diciamo così, sui trattamenti di ricerca, sui trattamenti su cui si conduce ricerca, delle desiccation dell'esperienza umana, cioè un modo di inaridire, essiccare, disidratare la complessità di un fenomeno, di un'esperienza come quella analitica, mentre altri colleghi, sempre sul versante analitico, come per esempio Morris Eagle, hanno segnalato la necessità e l'importanza di operare in termini anche empirici e operazionali in questo campo. Ma è interessante vedere come poi basti un evento inatteso per sconvolgere un po' il panorama. È proprio di pochi giorni fa un editoriale uscito su Nature, che come sapete è una rivista Hard Science, è una rivista Impact Factor 36, perché su questa rivista sono state pubblicate grandi scoperte scientifiche che riguardano appunto il genoma umano, la clonazione, la formazione dell'atomo e delle particelle atomiche. Quindi curioso che Nature improvvisamente abbia deciso di proporre un editoriale in cui si dice esplicitamente che gli studi per migliorare la qualità dei trattamenti psicologici sono scandalosamente sottosovvenzionati rispetto, per esempio, a quanto sono sovvenzionati gli studi per l'implementazione delle terapie farmacologiche e l'applicazione delle terapie farmacologiche, perché dicono che per molti pazienti le terapie psicologiche invece possono ovviamente fare la differenza. E dice di più questo editoriale di Nature, che i finanziamenti penalizzano gli studi sui trattamenti psicologici, in particolare che si concentrano sull'efficacia, cioè sostanzialmente quello di cui ci ha parlato Pim poco fa. E ovviamente Nature dice: non siamo certo noi a mettere in discussione l'importanza di approcci causali o meccanicistici, ma la complessità e la relativa inaccessibilità del cervello lasciano un ampio margine tra ciò che oggi siamo in grado di comprendere e le patologie mentali che osserviamo. Per cui in qualche modo trovo importante segnalare anche tra noi colleghi che Nature premia in qualche modo il lavoro di tanti ricercatori in psicoterapia, anche nei diversi contesti modellistici e scolastici, che da anni lavorano su banche dati di trascritti di sedute, che cercano di comprendere i meccanismi dell'azione terapeutica applicando strumenti e metodologie intelligenti, che sanno non banalizzare la complessità della clinica e sanno sostenere la tensione tra aspetti qualitativi e quantitativi dell'indagine. Da un certo punto di vista, per passare a un altro discorso concludendo questo, possiamo farlo anche sorridendo e leggendo questa vignetta che dice: ma i farmaci comunque sembrano molto più efficaci dei tradizionali metodi psicoanalitici, dove vediamo un laboratorio di ricerca con i topolini che ricevono il farmaco e un laboratorio di ricerca dove i topolini che hanno il lettino psicoanalitico su cui devono distendersi. Questo per dire naturalmente che quando si fa ricerca su modelli, su stili di lavoro e su tipi di intervento così diversi, anche poi gli strumenti della ricerca non possono essere livellati e considerati tutti uguali. Per questo è importante capirci relativamente a quali strumenti utilizziamo per diagnosticare i pazienti che poi introduciamo
nei nostri protocolli di ricerca e poi naturalmente anche per capire quali strumenti utilizziamo per misurare l'efficacia della ricerca e dei tipi, l'efficacia della psicoterapia e dei tipi di psicoterapia che studiamo. E io trovo che questo diciamo ventennio sia un ventennio importante, interessante, quantomeno dal punto di vista della diagnosi, perché in un arco di tempo che diciamo ha visto l'uscita del DSM-IV, la produzione del DSM-IV Text Revised e l'anno prossimo vedrà l'uscita del DSM-V, la comunità diciamo degli psicologi clinici, che in qualche modo ha sempre compresi anche i vantaggi, perché io tutt'altro che detrattore del DSM sono, però ha dovuto in qualche modo adeguarsi a un modo di fare la diagnosi, che è quello proposto dal DSM, senza proporre o senza avere, al di là delle gergalità e delle idiosincrasie locali, dei sistemi diagnostici e valutativi affidabili e utili per fare ricerca. E invece, alla fine degli anni 90, Schedler e Westen hanno prodotto la SWAP, che tutti voi conoscete, penso, e a metà del 2000 un gruppo molto composito di clinici di formazione dinamica ha prodotto il manuale diagnostico psicodinamico. La data 2014 che vedete lì in fondo sta a indicare che nel 2014, dopo che nel 2013 uscirà il Golia della diagnostica, cioè il DSM, avremo anche il Davide della diagnostica, che sarà il PDM2. Quindi, diciamo, nel mio laboratorio di ricerca, che è anche una ricerca che forma clinicamente le persone che lavorano con me e me stesso, naturalmente, utilizziamo l'insieme di strumenti che vedete qui. Io non mi dilungherò su questi singoli strumenti, un po' perché molti sono noti, e cercherò semplicemente di mettere in luce quelle che sono, secondo me, delle caratteristiche importanti che dalla scelta di determinati strumenti può promuovere proprio la formazione clinica. Per esempio, ed è quello che leggete in basso, un passaggio fondamentale, secondo me, riguarda il passaggio dalle valutazioni self-report alle valutazioni clinician report e all'uso di sistemi Q-Sort. Mentre penso che non ci sia bisogno di spiegare che cos'è un autosomministrato rispetto a uno strumento valutato dal clinico, posso ricordare che il sistema Q-Sort è un sistema di valutazione basato sulla competenza del clinico nel valutare gerarchicamente l'importanza, il rilievo e la descrittività di una determinata variabile che va a indagare. Per cui sostanzialmente la filosofia che sta dietro a questo tipo di strumenti, molti dei quali basati e applicati su trascritti, quindi sostanzialmente su diciamo il testo reale dell'incontro clinico, sono strumenti che chiedono al clinico di fare quello che il clinico sa fare, cioè osservare, collegare, chiarificare, eventualmente inferire e valutare clinicamente. E poi chiedono allo statistico di fare quello che lo statistico sa fare, cioè organizzare in senso compiuto, dal punto di vista quantitativo e dal punto di vista, diciamo così, creazione di fattori significativi, i dati che i clinici hanno raccolti.